Santo e benedetto Giuseppe mio. Meditazione tratta dai quaderni del 1944 scritti da Maria Valtorta. Tema è San Giuseppe, sposo verginale e castissimo della beata semprevergine Maria. È l'Immacolata che parla. Quando vidi Giuseppe, mi bastò fissarlo negli occhi per leggere in essi che egli era un onesto, un fedele, un puro, un giusto. La sua età, del doppio più adulta della mia, gli aveva lasciato lo sguardo limpido di un bambino, perché il male aveva tumultuato intorno a lui, vivente nel mondo, ma non aveva potuto penetrare nel suo cuore, saturo di amor di Dio. Con quanta fiducia misi la mia mano nella sua, sentendo d'aver trovato in lui un padre d'amore, uno sposo fedele, un compagno casto, che sarebbe stato come l'olivo e il fico che ombreggiano la piccola casa e la difendono dai venti e dall'ardore, dando ristoro e conforto di dolcezza e di nutrimento. Dolce sposo mio, che non mi hai mai deluso, che, poiché realmente mi amava, credette in me anche contro le apparenze, che mi nascose il suo pianto per non turbarmi, che non ebbe per me che sorrisi e aiuti, che mi guidò come la sua prima figlia putativa, tenendomi per mano per farmi sentire che m'era vicino col suo amore, scansandomi gli inciampi, prevenendo i miei bisogni, paziente, silenzioso e casto. Casto come solo un angelo può esserlo. Oh sì, ne sia benedetto il Signore. Io, che l'Eterno aveva destinata ad essere regina degli angeli suoi, ho avuto sino dalla terra due angeli, il mio angelo custode e il mio angelico consorte, la cui carne, non offuscata da desiderio di sangue, viveva vicina alla mia come quella di due gigli sbocciati in un'unica aiuola, che si profumano a vicenda e fioriscono per il Signore, esempio l'uno all'altro di salire più in alto verso Dio, di profumare più forte per carità di Dio e del compagno, ma non uniscono mai le loro bocche, fiorite in un bacio che sporca di polline la seta angelica della loro veste di purezza. Santo e benedetto Giuseppe mio, di avermelo dato a consorte, non cessa il mio cuore di ringraziare il suo Signore, che alla sua serva ha provveduto da Padre Santo e che per la mia verginità tratta dal Tempio ha creato questa viva difesa, per cui l'alito del mondo si frangeva contro Giuseppe senza che strepito o fetore di umana bruttura penetrasse dove l'Eterna Vergine continuava a lodare il Signore, come fosse preposta al servizio dell'altare, oltre il Santo dei Santi, là dove splendeva la gloria dell'Eterno, il Dio.